Francesco, un gol, un assist, non un assist, insomma, hai dato il rigore, sei andato a prendere più il rigore, una partita di sacrificio enorme, avevi preparato questo debutto, lo sognavi così, questa partenza e soprattutto che marcia in più avevate rispetto alla Juve? Guarda, no, sono molto felice, insomma, dell'esordio, sia personale ma sia di tutta la squadra, ma credo che abbiamo preparata bene. Questa lunga attesa che c'è stata in questo periodo non è stato facile, insomma, ad allenarsi così 2 mesi senza sapere quando giochiamo, insomma. Però la squadra è stata messa bene in campo, abbiamo prodotto un buon calcio secondo me e dobbiamo crescere, ecco, è appena iniziato il campionato, no, è bello iniziare il campionato con una bella vittoria e niente, dobbiamo continuare in questa strada, ecco. Crescere, stavi dicendo, ecco, per esempio, che cosa si può migliorare? Sicuramente sì, cioè ogni squadra, no, soprattutto noi, anche se siamo anche giovani, dobbiamo sempre migliorare, no? Partita dopo partita, non dobbiamo mai accontentarci. Io, per esempio, c'è una partita andata, prossima domenica c'è un'altra partita, quindi insomma devo cercare sempre di migliorare per dare il mio contributo alla squadra, ecco, tutto lì. In cosa ti senti? In cosa puoi crescere secondo te? Ma in tantissime cose, sia in fase di non possesso, sia in fase offensiva, insomma, essere più determinante a volte anche negli episodi, insomma, ci sono un sacco di cose, ma non soltanto io, ma tutta la squadra, diciamo, no? Quindi dobbiamo sempre migliorare, perché non dobbiamo mai accontentarci. È molto dispendioso il gioco che mister D'Agostino ti chiede, cioè dover presidiare sostanzialmente buona parte della fascia. Ma sì, ma guarda, questa è una cosa che viene da sé secondo me, no? Se uno vuole veramente crescere, quindi non deve dare qualcosa in più, anche magari io che sono un giocatore offensivo, però ma non soltanto io, ma come tutto il reparto offensivo, insomma dobbiamo cercare sempre di dare una mano alla squadra, perché così ci sacrifichiamo uno per l'altro e per uscire con la vittoria. Partita con la propria Cenza, dopo la vittoria con la Juventus è nuovamente un test, perché si incontra una squadra di categoria, la Juventus, tanti giovani, era molto diversa. Cosa vi ha chiesto il mister? Guarda, domani vediamo il video, insomma, di quello che ci sarà dalla partita. Prepariamo questa partita al meglio, sicuramente è una squadra tosta, una squadra di categoria, ci sono giocatori validi per la categoria, quindi no, dobbiamo stare attenti, sicuramente sarà tutta un'altra cosa rispetto magari con la Juventus, no, sono un giocatore di categoria, ripeto ancora, quindi dobbiamo stare attenti negli episodi, insomma, nei 95 minuti della partita, perché è una partita difficile, dura, però insomma entriamo in campo per i 3 punti. Ecco. La fascia blu che porti alla coscia è un semplice scaldamuscolo o è indice di un problemino? Ma sì, è una cosa mia personale, quindi mi dà più sicurezza, ecco, niente di più, una cosa psicologica. Sì, anche questa, che è una cosa che devo limitarmi, quindi, ma cioè, tutto sommato non è niente di che. Senti, quando tu dici Juve, lo dice anche il mister, basta la parola, dici per Piacenza, cambia la parola Juve, dà delle motivazioni in più. È più difficile pensare a una partita col proprio Piacenza, poi potrebbe essere la Pistoiese o un'altra squadra. Ma no, ogni partita secondo me sono importanti, sia magari che sia Juventus oppure proprio Piacenza oppure Pisa, insomma qualsiasi squadra che dobbiamo affrontare sono partite importanti, ecco, quindi dobbiamo restare sempre, diciamo, sul pezzo, insomma, qualsiasi partita e qualsiasi a qualsiasi parte, insomma, diciamo, quindi ogni domenica dobbiamo stare attenti. Pro Piacenza che è nella vostra condizione dalla settimana scorsa, perché non ha ancora giocato in campionato. Infatti, quindi per loro sono la prima partita, no? Quindi magari per loro devono ripartire, poi non lo so, no? Già noi che abbiamo giocato una partita può essere una cosa a favore nostro, però insomma è sempre il campo a dire, no? Però insomma entriamo in campo per i 3 punti. Questa incertezza che c'è intorno, cioè si gioca, non si gioca, su mercoledì non si giocherà, non si sa come sarà, se cambierà questo campionato, vi tocca o non ne parla? Guarda, è una cosa sinceramente no, che tocca soltanto a noi, ma tutta la Lega Pro, credo che un po' tutti, no? È una cosa sinceramente un po' da rivedere secondo me, però cioè, non sto lì a parlare, insomma, dobbiamo cercare sempre di giocare. Ogni domenica, abbiamo aspettato 2 mesi, insomma, speriamo che il campionato possa continuare senza sosta, cioè, che continua.
Hai un obiettivo stagionale di gol? Guarda, io i miei obiettivi cerco di mantenere sempre me stesso, perché a volte parliamo e i risultati non arrivano. Io cercherò sempre di dare sempre il massimo per la maglia, per la squadra, insomma. Voglio che comunque, al di là dei risultati personali, voglio che comunque usciamo sempre con i risultati positivi. È normale che sono un attaccante, quindi dobbiamo vivere di gol, di assist e cose qua, però cercherò sempre di dare il massimo quando sarò chiamato in causa. L'impatto con i tifosi, che mi sembra sia stato abbastanza buono per voi nuovi. Sicuramente, a parte dei tifosi, è una cosa importante, è un stimolo in più, ma soprattutto che tanti siamo in giovani, quindi no, ci teniamo sempre, ci dà una cosa in più, ecco, ci dà quella forza in più, diciamo.